Gesù Cristo è l'unica speranza. Gesù Cristo è l'unica salvezza. Lui è il Messia. Carissimi, il Salvatore che Dio ha mandato. Dio ha mandato Gesù Cristo per salvare i peccatori. L'unica via, alleluia, l'unica verità è Gesù Cristo. È per questo che stiamo diffondendo la sua parola in mezzo alle strade, in mezzo al buio di questa società. Vogliamo annunciare, condividere il messaggio dell'amore di Dio, del perdono di Dio. Guardate quale grande amore che il Dio Santo offre il perdono a dei miseri peccatori, come te, come me. Tu sei un misero peccatore, io sono un peccatore misero. Siamo miseri, siamo polveri, siamo argilla, siamo uomini deboli, fragili. Abbiamo bisogno della salvezza. Noi stiamo vivendo in tempi difficili, in tempi di grande confusione. L'umanità, la società ha perso ogni valore. Oggi, voi sapete che è vero quello che sto dicendo, sono pochi gli uomini che hanno fede, sono pochi gli uomini sinceri, gli uomini integri, come dice la Bibbia. Oggi l'umanità si è deviata dalla retta via, stanno camminando nell'oscurità, nel buio, nella ribellione, hanno perso la fede. La maggior parte degli uomini, invece di amare Dio, amano le cose terrene, il cosiddetto Dio denaro. Ma ti voglio dire, il denaro non è un Dio, abbandonalo, è un idolo. Non mettere il tuo amore nel denaro. Noi abbiamo bisogno di denaro per vivere, per pagare le bollette, l'affitto della casa, la spesa, ma il denaro non ti deve dominare, sei tu che devi dominare il denaro. Noi dobbiamo vivere per lavorare e non lavorare per vivere. Non è così, cari, il contrario. Noi dobbiamo lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Dobbiamo lavorare per avere il necessario. Dobbiamo accontentarci del necessario. Non possiamo vivere solo per le cose terrene, per le cose di questo mondo, perché tutto è passeggero. Chi ne sarà di te se vivi solo per lavorare? Vivi solo per il denaro, per gli interessi, per il business. Che ne sarà di te alla fine, quando dovrai lasciare questa vita, uomo? Non pensare solo al materialismo, non pensare solo al denaro, alle cose terrene. Pensa alla salvezza. Gesù Cristo è l'unica salvezza, l'unica speranza. Gesù Cristo è l'unico che è venuto a redimerci col suo sacrificio sulla croce. È l'unico, alleluia, è l'unica speranza, è l'unica salvezza. Non seguite la via del materialismo, delle cose terrene, non seguite la via larga, seguite la via del Signore. Carissimi, seguite la via della fede, seguite la retta via che ci insegna il Signore, seguite la sua parola, seguite la sua verità, seguite i suoi comandamenti, i suoi insegnamenti. In altre parole, convertitevi ad un uomo, convertiti al Signore, si converta. Gesù Cristo è l'unica speranza. Gesù Cristo è l'unica verità. Lui è la luce. Dice la scrittura, lui è la vera luce. E in lui c'è la vita eterna. Non pensare solo alle cose terrene. Popolo di Sanremo,
non pensare solo ai piaceri terreni, non pensare solo alle illusioni del materialismo. Il materialismo passerà, questo mondo passerà, i piaceri terreni passeranno, tutto passerà in questa vita, ma chi fa la volontà di Dio dura in eterno. Chi segue la volontà di Dio dura in eterno. Chi segue la parola di Dio dura in eterno. State seguendo la parola di Dio? Seguitela, cari. Seguite la via del Signore, la via stretta, non la via larga. La via larga è piena di illusioni. La via larga è piena di piaceri, cosiddetti piaceri, tra virgolette. Ma attenzione, che quei piaceri si trasformeranno in dispiaceri. Gesù Cristo è la verità. Gesù Cristo è la lumière du monde. Gesù Cristo è la, alleluia, la verità. Gloria a Gesù. Alleluia. Credete nel Signore Gesù Cristo. Carissimi, non fatevi ingannare dalle illusioni di questo mondo peccaminoso. Questo mondo è solo un'illusione. Gesù Cristo ha detto queste parole, cari, ascoltate. A cosa serve se un uomo guadagna tutta la fama, le ricchezze del mondo e poi perde la sua anima? A cosa serve se un uomo si affatica tutta la vita per guadagnare, risparmiare, avere successo, avere la fama, le ricchezze terrene, i piaceri di questo mondo, se alla fine muore, perde la sua anima perché non ha creduto nel Signore e va all'inferno, cari. Il Signore non vuole che l'uomo vada all'inferno. Il Signore non vuole che tu, che lei, che ognuno di noi si perda. Il Signore vuole darci la salvezza, la vita eterna. Ci creda. Carissimi, non seguite la via larga. La via larga è quella via dove gli uomini camminano lontano da Dio. È uno stile di vita senza fede. È una vita nel peccato. Non seguite la via larga. La via larga vi porterà alla distruzione. Seguite la via stretta, la via di Gesù Cristo, la via della salvezza. La via stretta è la via della fede, la via del pentimento. Se tu vuoi la salvezza, devi pentirti, devi convertirti, cara. Devi chiedere perdono al Signore. Devi chiedere al Signore Gesù Cristo, Gesù Cristo che è il Re dei Re, di perdonarti, di purificarti, perché Lui è morto sulla croce per noi, per darci la speranza, la guarigione, per illuminarci, per liberarci dal buio, per liberarci dall'inganno, dalla schiavitù del peccato. Gesù dice, cari ragazzi che ascoltate, Gesù Cristo dice: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Chi vive nel peccato, chi va avanti giorno per giorno nel peccato e non si vuole pentire, diventa schiavo del peccato. Ma ti voglio dire, Gesù ti vuole liberare. Gesù vuole farti una persona libera. Perché se vivi nel peccato, nell'incredulità, non sei libero. Non sei libero. Se vivi lontano da Dio, non sei libero. Le tenebre ti opprimono, le tenebre, il diavolo ti trascina verso la perdizione, nei cattivi desideri, ti domina il diavolo. Cari, la scrittura dice che Satana trascina
trascina gli uomini che non credono nel Signore Gesù Cristo. Coloro che vivono lontani da Gesù Cristo sono sotto l'influenza del diavolo. Il diavolo è un essere spirituale che vuole dominarti, vuole trascinarti verso la distruzione. L'unico modo per sconfiggere il diavolo è avere fede nel Signore Gesù, fede in Cristo, fede in Dio, alleluia, fede nella sua eterna e potente parola. La parola di Dio, dice la scrittura, è la spada dello spirito. La parola di Dio è un'arma spirituale che ci mette in grado di sconfiggere, di vincere contro il diavolo. Tu non puoi vincere contro il diavolo con le tue forze umane, con i tuoi ragionamenti, con la tua psicologia, con le tue filosofie terrene, no! L'unico modo per sconfiggere il diavolo è avere fede in Gesù Cristo e camminare con la sua santa parola. La parola di Dio è una spada spirituale, spirituale contro i demoni, contro il diavolo. Nella parola di Dio c'è verità, nella parola di Dio c'è la vera luce, c'è la giustizia. E quando un uomo si riveste della parola di Dio, il diavolo deve fuggire, perché il Signore Gesù Cristo entra nei nostri cuori, vive nei nostri cuori. Ma tu ti devi convertire, tu ti devi pentire della vecchia vita peccaminosa, tu ti devi pentire dei tuoi peccati, ti devi pentire della tua ribellione, ti devi pentire della tua incredulità. Se vuoi la salvezza, se vuoi la vita eterna, devi pentirti. La scrittura ci insegna questo, cari, a tutti noi: ravvedetevi e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Amen. Bisogna ravvedersi, bisogna pentirsi, cari, perché tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno del perdono, della salvezza, della grazia e della illuminazione che ci offre Dio. Dio vuole illuminarti, vuole benedirti, il Signore vuole darti la sua grazia, la sua salvezza, ma tu devi pentirti con umiltà, riconoscendo che sei un peccatore, una peccatrice, e che hai bisogno del Signore, del Salvatore Gesù Cristo. Inizia ad avere fede, inizia a pregarlo, digli: Signore, cambia la mia vita, liberami dai miei peccati, Signore, illuminami, io non voglio perdermi, Signore, salvami. Oh Dio, come dice il Salmo, abbi pietà di me. Questo ha bisogno l'uomo, di dire: Dio, abbi pietà di me, cambia il mio cuore, metti in me un cuore puro, cambia il mio cuore di pietra. Questo dice la parola di Dio, che Dio toglie il cuore di pietra e mette un cuore di carne. Dio vuole togliere il tuo cuore di pietra, quel cuore vecchio, dominato dal peccato, dalle passioni, dai cattivi desideri. Dio vuole cambiare il tuo cuore, vuole togliere il cuore di pietra, è scritto nella Bibbia, e vuole darti un cuore di carne, un cuore nuovo, vuole mettere in te uno spirito nuovo. Questa opera, cari, questa grande opera di trasformazione non la può fare una religione, non la può fare una messa della domenica, non la può fare una religione, una filosofia, non la può fare nessuno in questa terra, solo Dio. Solo Dio può cambiare il cuore di pietra e solo Dio può donarci un cuore nuovo, un cuore puro,
un cuore ripieno del suo spirito. Alleluia. Un cuore ripieno del suo amore, perché per ubbidire alla parola di Dio e per fare la volontà di Dio abbiamo bisogno dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio. Se tu non hai lo Spirito di Dio, sei perduto, non puoi ubbidire al Signore, non puoi ubbidire alla sua parola. Se lo Spirito Santo non vive in noi, noi siamo perduti, noi siamo vuoti, noi siamo deboli, il peccato ci trascina, le tentazioni ci trascinano. Senza la forza dello Spirito di Dio siamo persi. Perciò questa sera chiedete a Dio di illuminare i vostri cuori, chiedete a Dio di riempirvi col suo Spirito Santo. Fai una preghiera di fede questa sera. Digli: Signore Gesù Cristo, cambiami. Signore Gesù Cristo, salvami. Signore Gesù Cristo, cambia il mio cuore, cambia la mia vita. Lui lo può fare, perché Lui è vivo, Lui è risorto. Gesù non è una statuetta. Le statue, tu preghi le statue non ti possono rispondere. Le statue non hanno vita. E poi sono idoli. Le statue sono un grande peccato davanti a Dio. Gli idoli. Ma il nostro Dio non è un idolo. Ascolta, il nostro Dio non è una statua. Il nostro Dio è vivente. È onnipotente. È onnipresente. È spirito. Il Signore ci ascolta. Il Signore ci vede. Il Signore ci risponde. Lo dice la scrittura quando lo preghiamo con umiltà, con fede e con un cuore sincero: il Signore ti risponderà. Jesus is the Savior. Gesù Cristo ti risponderà e Lui cambierà il tuo cuore di pietra e lo farà diventare un cuore di carne. Un nuovo cuore, un cuore libero, un cuore illuminato, un cuore puro. Il Signore dice, per finire, voglio dire questo, il Signore dice nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 8, dice così il Signore Gesù: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che hanno un cuore puro, perché essi entreranno nel regno dei cieli. Carissimo, per entrare nel regno di Dio dobbiamo avere un cuore puro. Ascolta, tu che sei lì, per entrare nel regno dei cieli il nostro cuore deve essere purificato. Non si può entrare nel regno di Dio con un cuore pieno di peccati. Non si può entrare nel regno di Dio con un cuore pieno di cattivi desideri, di brutti pensieri, con un cuore sporco, con un cuore duro. Non si può entrare nel regno dei cieli. Per entrare nel regno dei cieli il nostro cuore deve cambiare. E ti voglio dire, solo Gesù Cristo può cambiare il nostro cuore. Solo Gesù Cristo può purificare, cambiare e illuminare il cuore dell'uomo. Beati i puri di cuore, dice il Signore, perché loro entreranno nel regno dei cieli. Non tenete il vostro cuore duro, non tenete il vostro cuore chiuso, non perdete la salvezza, non perdete l'anima, non siate increduli. Gloria al Signore. Alleluia. Avvicinatevi a Gesù Cristo. A Dio sia la gloria, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia.
Solo Gesù può cambiare il cuore dell'uomo. Amen. Abbi fede, Lui cambierà il tuo cuore, purificherà.